Forza. Oggi tutto caldo, molto bello. Ciao Cristiano. Le squadre sono tutte in campo tranne Siamo venuti qua per vedere il barrio segnata. Centro Sportivo San Rocco di Capodimonte, domenica 20 ottobre 2024. Scimmialand e Barrio si apprestano a disputare questo match di Under League che vale tantissimo per la classifica di questo girone della 25esima edizione dello Sbordone League, perché entrambe le compagini hanno raccolto 7 punti in 3 partite giocate. 7 punti li ha anche la squadra di Boixos Noise, ma in 4 sfide, quindi queste due stanno primeggiando nel girone di Under League. Arriva Le Grasso e quindi si può cominciare. Barrio Scimmialand in questo weekend di ottobre, il 20 precisamente. Allora parte col sinistro di Brian Dominguez, comincia questa sfida che può valere tantissimo per l'economia del girone Under. Formazioni Granata che devono far a meno di Marco Lanza, sempre pesante. Centrocampo con Aguilar, Vendelle, intanto il colpo di testa di D'Avanzo, vantaggio Scimmialand, mani di Leo Esposito per la testa di D'Avanzo. Partono fortissime le Scimmialand che hanno iniziato questo avvio di stagione col piede giustissimo. Nell'ultimo confronto hanno trionfato 7-1 contro il Miano. Il Barrio riposava, Dominguez di nuovo da là, sinistro che gira, panza sgonfia, anche Wendell alle spalle, quindi il centrocampo a 3. Dipinto, destro in porta, spacca la porta Alex, mamma mia che frusta di Alex. Benissimo rispetto al gol che ha fatto con i suoi black flag, si vedeva un po' meno, questo qua si vede in maniera eccellente, mamma mia. 2-0, Dominguez ancora, déjà vu con panza che sgonfia il corner. Con le mani Brian nell'aria, sinistro esterno della rete, Filella gioca questa palla sopra, con tentativo di Leo Esposito di prima area. Oggi farà il suo esordio l'ultima squadra iscritta, intanto occhio alla conclusione di Kevin, parata di Panza, Vendel per Kevin, guarda la porta, calcia per Brian, barone incontro, Brian prende posizione, tira, Panza graffia con lo stinto, dipinto svetta, si è messo una casacca per distinguersi un po' dalle maglie granata, barone palla sopra, Camelio di petto, gran controllo e rotazione! Sinistro sfiora l'incrocio dei pali, in grandissima forma Camelio. Dominguez non c'è, chiama distanza, palla dentro sul secondo, Erlindo anche piccolo da fuori sembra abbastanza sbigottito. Brian trova una sponda buona, Aguilar alza troppo. 1-0 Scimmia, Antò, si stanno comportando da grandissima squadra e questo pomeriggio Leo trafigge la difesa in maglia bianca, calcia troppo alta, Camelio in copertura. Si libera uno spazio centrale per Vendel che può attaccare lo spazio per Aguilar, grande trama, non arriva Gomez. Nulla, le mani di Brian per la testa di Vendel, occhio a Leo che ha una buona rimessa, spizzata di Ivan, inviare bene, Filella la trova, vediamo se la prende Leo, ci arriva, si allunga, ancora Leo, è in aria ormai, destro dentro, Grasso, angolo, raso Ivan, impatta, arriva sul terzo, barone sul pallone, Palacios prova, alta. Poi Jesus la muove, Brian, occhio a Carrino che è alle spalle, si infila, Panza col piede, Brian con la lugola, poi allontana svirgolando De Fortis, Ramirez in avanti, la palla passa e segna proprio Carrino, entra e riapre il match, 1-2, partita apertissima, la bellezza di... Attenzione Jesus, alta, sono 8 più 1, e quindi Francesco per il Barrio, attenzione a questa palla in area di rigore, Dominguez gira, Panza piegato, 2-2, l'assist del neo entrato in maglia bianca, Dominguez che invece esulta per la rete del pareggio del Barrio.
Primo tempo, quindi 2-2. Carrino e Brian rispondono alle reti delle Scimmialand. Dopo il risultato dei primi 25 minuti, Di Pinto scarica in porta, comincia la ripresa. Scimmialand e Barrio si stanno dividendo la posta in palio. Questo match ad alta quota di Under League, le prime due della classe, 7 punti in 3 sfide per entrambe. Stanno salendo a 8. Sono 4 uomini di differenza. Palacios, attenzione, palla dentro, tap-in di Carrino. Alto, attenzione a Kevin, anzi Carrino che ruba, e Panza salva. Adesso Wendel, poi Barone che copre e chiude. Sistema Leo che ha un po' di spazio, cerca pure la porta, non è male. Mentre di qua dipinto con deviazione, non la graffia davanti, fondo. Carrino, sterzata e sinistro, fuori di lui. Wendel, Brian, dentro l'area di rigore, Panza, dipinto Filella, vai Ivan, sinistro. Cuscina di Brian, raccoglie da Melio per un attimo, tiro in porta di Barone, no, stavolta appoggia corto a Carrino, sinistro suo in avanti, Brian prende posizione, torsione, gol! Gol di Dominguez, di forza, tiene alla bada Barone e scarica col mancino battendo Panza, fa 3-2, doppietta per Brian, gonfia un palloncino. Hai visto davanti? Di nuovo per Brian, la sponda per Kevin, Panza la trova, poi ancora Gomez, porta vuota, Dominguez, tutto il tiro, palla forte in mezzo, deviazione, rimane là, Carrino se lo mangia, 2-0 Scimmialand, 3-2 adesso, ribaltone totale con un calzino, palla Carrino fuori, con le mani, cerca Ivan, rimane là sta palla, attenzione d'avanzo, rete clamorosa! Rimane là sta palla, Davanzo la mette in buca d'angolo, non può nullare Grasso, e 3-3, protestano i ragazzi Maia Bianca, vediamo perché. Più a che altro Ramirez che butta qualcuno a terra, si allunga Panza sul tentativo di Dominguez, 3-3, quasi 40 minuti, 45 minuti, segnano improvvisamente, perde tanto tempo per battere, triplice fischio sull'altro campo, Carrino dentro, Jesus non la trova Panza, non lo so. E poi c'è un tentativo che si infila in porta, ha segnato Wendel, 4-3, Barrio all'ultimo respiro trova il nuovo sorpasso, il secondo di questo match segna Wendel, Carrino, D'Amelio, poi Wendel, calcione di D'Amelio, perde la testa in questa circostanza e quindi la spunta il Barrio sulle Scimmialand, 3-2, anzi 4-3, che sa un po' di beffa. Barone e Jesus, due grandi protagonisti di questa sfida, che il Barrio soffia le Scimmialand sopra di due, poi l'avevate pareggiata e nel finale, così come avete segnato noi, vi hanno segnato loro, no? Su una carambola e un tentativo che si è infilato tra mille gambe, vi condanna a vederli in testa alla classifica a 3 punti di distacco. Che partita è stata, Barò? Grande partita, ho battuto su tutti i palloni. Partita ottima la partita dei nostri ragazzi, senza Marco. No, è una partita perfetta. L'unica pecca, l'arbitro ci ha fatto innervosire la partita, perché è una partita fisica, a un certo punto devi cacciare i cartellini e lì devi prendere dei provvedimenti. Condivisibile questo pensiero. Comunque anche a mio avviso ci sono stati un paio di, anzi forse più di due dei cartellini non estratti durante l'economia della partita. E vabbè, com'è andata e l'obiettivo finale di queste scene? Vediamo la prossima, noi cerchiamo di arrivare in Champions, dispiace per come è finita perché loro sono bravi ragazzi, però è stato tutto innervosito dal contesto, diciamo. E allora, complimenti a Barone, lo salutiamo e lo ritroveremo domenica prossima. Jesus, grande Brian che oggi leva le castagne un po' dal fuoco, però quell'inizio un po' sottotono a cosa è dovuto? Noi abbiamo iniziato bene, un po', come lo posso dire? Sottotono. Sottotono, sì. E poi però ci siamo rialzati. Abbiamo pareggiato e poi loro hanno pareggiato pure. E vabbè, sono come sempre contro di loro, una bella squadra, sempre una bella partita. Molto la combattuta. Terza volta che li battete in 3 partite. Sì, non è facile, sempre contro di loro. 3 e sì, perché poi 2-1 è finita e 4-1. Però, come è finita, perché no, anche loro sono bravi ragazzi. Però vabbè, come ti dico sempre, l'importante è vincere.
sono tre punti di distacco da loro ai Box of Noise, quindi vedete tutti dall'altro, dall'alto. Continuerete così? Sì, sì. E allora, complimenti a Jesus Albarrio che comanda la classifica dell'Under League da questo pomeriggio.